Ciao Vale, raccontaci innanzitutto che valore ha questo progetto per te. Per me ha un valore enorme perché io vengo da qui, sono di Milano, abito a 10 minuti da qui, ho giocato in questa palestra quando ero bambina, per cui per me la possibilità che mi dà l'Aureus, essendo loro ambasciatrice, di operare attivamente sul territorio in cui sono cresciuta, di vedere nel concreto tutto quello che è il loro lavoro di beneficenza, mi dà davvero gioia. Che fa sorridere queste bambine, insomma, giocandoci insieme. Assolutamente sì, per me è davvero carino perché vengo da qua, vengo da una palestra così, vengo da palloni tutti diversi, vengo da le sfide regionali, vengo da questo, per cui è anche bello tornare alle origini e ricordarsi da dove tutto è iniziato, no? Anche un tuo impegno nel sociale a tutto tondo, perché ricordiamo anche i tuoi viaggi in Africa, insomma, un impegno abbastanza vasto. Io penso che la pallavolo mi ha dato la voce, mi ha dato la possibilità di farmi sentire e quindi penso che sia un mio dovere cercare di usare questo per aiutare le persone, per aiutare chiunque posso. E quindi impegno grande, ma io sono orgogliosa di questo. Una battuta sulla pallavolo, quella giocata, insomma, che stagione è stata, che stagione sarà. È stata una stagione incredibile, avevo vinto lo scudetto, avevo vinto il 93% delle partite, quindi è una stagione assolutamente brillante e mi auguro che sia solo la prima di una lunga serie. Come? Non lo posso dire. Ma perché vinci sempre all'estero? Perché tu hai trovato questa formula per cui all'estero hai trovato Brasile, tra l'altro posti molto diversi, Corea, Polonia, e vinci, ti trovi molto bene. In Italia non è stato lo stesso. All'estero mi danno la possibilità di brillare, mi danno la possibilità di concentrarmi sul mio lavoro, non giocare a pallavolo, punto. Cioè, lasciare fuori tutto il resto, lasciare fuori le stupidate, lasciare fuori tutto ciò che è marginale, cioè concentrarmi sul mio sport e i risultati si vedono, quindi perché cambiare una formula vincente? Vedi l'Italia e come vedi la pallavolo da fuori, si ha un occhio di un punto di vista diverso, cosa ti piace e cosa non ti piace? Allora, all'estero mi piace molto il fatto che non capisco la lingua, quindi evidentemente tanti problemi non mi toccano anche per quello. Però devo dire che trovo molto professionismo, all'estero ho trovato tanto professionismo. Vuoi perché magari ero la giocatrice straniera, quindi verso gli stranieri c'è sempre più una richiesta del fare ciò per cui vieni pagato. No, semplice, questo è il nostro lavoro, quindi non dovrebbero esserci altre cose, no? Altre situazioni contaminanti. In Italia invece è un po' più complicato, secondo me, da questo punto di vista. Penso che dovremmo investire un po' di più su questo discorso del professionismo, non solo sulla carta, ma anche un po' più nel contesto.